è che io andavo male a scuola e da questo lei non si è mai più ripresa. Oggi che la sua coscienza di donna molto anziana abbandona i lidi del presente per rifluire piano verso i lontani arcipelaghi della memoria, i primi scogli che affiorano le rammentano l'ansia che la tormentò per tutta la mia carriera scolastica. Mi rivolge uno sguardo preoccupato e lentamente dice: "Che cosa fai nella vita?" Il mio avvenire le parve da subito talmente compromesso che non è mai stata davvero sicura del mio presente. E poiché non ero destinato a un avvenire, non le parevo equipaggiato per durare. Ero il suo figlio precario, eppure sapeva che ce l'avevo fatta da quando nel settembre del 1969 ero entrato nella mia prima classe in qualità di professore. Ma nei decenni che seguirono, beh, cioè tutta la durata della mia vita adulta, la sua ansia resistette segretamente a tutte le dimostrazioni di successo che le portavano le mie telefonate, le mie lettere, le mie visite, la pubblicazione dei miei libri, gli articoli di giornale o le mie apparizioni nei programmi culturali della TV. Beh, nella stabilità della mia vita professionale, nel riconoscimento del mio lavoro letterario, nulla di ciò che sentiva dire su di me da terzi o che poteva leggere sui giornali era in grado di rassicurarla del tutto. Certo, si rallegrava dei miei successi, ne parlava con gli amici, conveniva che mio padre, morto prima di conoscerli, ne sarebbe stato felice. Ma nel segreto del suo cuore sopravviveva l'ansia suscitata dal cattivo studente degli inizi. Così si esprimeva il suo amore di madre. Quando la stuzzicavo sulle delizie dell'ansia materna, lei rispondeva a tono con una battuta degna di Woody Allen. Oh, che vuoi farci? Non tutte le donne ebree sono madri, ma tutte le madri sono ebree. E oggi che la mia vecchia madre ebrea non è più nel presente, c'è di nuovo quell'ansia nei suoi occhi quando si posano sul suo ultimo nato di 60 anni. Un'ansia che sembra aver perduto intensità, un'angoscia fossile, ormai solo una vecchia abitudine, ma abbastanza viva perché la mamma mi chieda, posando una mano sulla mia al momento di salutarci: "Ce l'hai una casa a Parigi?" Insomma, andavo male a scuola. Ogni sera nella mia infanzia tornavo a casa perseguitato dalla scuola. I miei voti sul diario dicevano la riprovazione dei miei maestri. Quando non ero l'ultimo della classe, ero il penultimo. Evviva! Refrattario dapprima all'aritmetica, poi alla matematica, profondamente disortografico, poco incline alla memorizzazione delle date e alla localizzazione dei luoghi geografici, inadatto all'apprendimento delle lingue straniere, ritenuto pigro, lezioni non studiate, compiti non fatti, portavo a casa risultati pessimi, che non erano riscattati né dalla musica né dallo sport né peraltro da alcuna attività parascolastica. Capisci? Capisci o no quello che ti spiego? Non capivo. Questa inattitudine a capire aveva radici così lontane che la famiglia aveva immaginato una leggenda per datarne le origini, il mio apprendimento dell'alfabeto. Ho sempre sentito dire che mi ci era voluto un anno intero per imparare la lettera A. La lettera A in un anno. Il deserto della mia ignoranza cominciava al di là dell'invalicabile lettera B. Niente panico, tra 26 anni padroneggerà perfettamente l'alfabeto. Così ironizzava mio padre per esorcizzare i suoi stessi timori. Molti anni dopo, mentre ripetevo l'ultimo anno delle superiori, inseguendo un diploma di maturità che si ostinava a sfuggirmi, farà questa battuta: "Non preoccuparti, anche per la maturità alla fine si acquisiscono degli automatismi." Oppure nel settembre del 1968, quando ho avuto finalmente in tasca la mia laurea in lettere. Oh, ti ci è voluta una rivoluzione per la laurea. Dobbiamo temere una guerra mondiale per il dottorato? Detto senza alcuna particolare malignità.
Era la nostra forma di complicità. Mio padre e io abbiamo optato molto presto per il sorriso.